Ciao a tutti e benvenuti alla nuova live di Acapofweb. Oggi tratteremo un argomento che sono sicura che riguarda moltissimi di voi, ossia la paura, la difficoltà, il disagio, diciamo, nel doversi vendere, nel dover vendere se stessi, ovviamente, i propri prodotti e servizi. Lunedì avevo dato sull'articolo del blog, per chi l'avesse visto, avevo dato qualche consiglio su come superare questa difficoltà, questo problema, questa paura. E oggi integrerò quel discorso andando ad aggiungere altri piccoli consigli e ovviamente rispondendo alle vostre domande se voi me ne fate qua durante la diretta. Quindi, nel caso abbiate le domande anche mentre parlo, voi scrivete pure i vostri commenti, appunto nei commenti sotto al video, che dopo vi rispondo alla fine. Allora, iniziamo dal rivedere un po' com'era l'articolo, cosa dicevo nell'articolo di lunedì. Allora, innanzitutto, il primo consiglio che davo era questo: conosci il tuo target e la tua nicchia. Perché questo aiuta a vendere anche quando si ha paura, si è insicuri, si ha paura di sembrare troppo venditori di pentole, eccetera. Allora, conoscere il target e la nicchia aiuta perché chiaramente nel momento in cui tu conosci chi c'è dall'altra parte, cioè sai a chi stai parlando, diventa molto più facile parlare. È come quando appunto si va a una festa, non si conosce nessuno e non sai come attaccare il bottone perché non conosci le persone, non sai quali sono i suoi gusti, non sai di cosa amerebbero parlare con te, cosa avete in comune, eccetera. Invece avere una nicchia, avere un target e quindi conoscere chi c'è dall'altra parte, sapere che gusti ha, cosa gli piace, che problemi ha, eccetera, dà moltissimi spunti per iniziare delle conversazioni online. Per conversazioni parlo ovviamente anche dei post sui social, delle newsletter, articoli del blog, tutto quello che è comunicazione. Quindi conoscere che c'è dall'altra parte aiuta a superare questa paura, dovuta appunto al fatto che non si conosce la situazione, non si conosce chi c'è dall'altra parte. Poi il secondo consiglio era non pensare a vendere. Questo perché è importante, perché ok, ovvio che ognuno di noi ha la sua attività per vendere, ovviamente, però se ci si fossilizza troppo su quest'idea, cioè si è ossessionati che bisogna vendere a tutti i costi, il rischio è proprio di diventare assillanti sui propri canali, perché si inizierà a postare sempre cose di vendita e quindi chi ci segue dall'altra parte si stufa. E sia noi perderemo di vista quello che è la persona che c'è dall'altra parte. Cioè ricordiamoci sempre che noi vendiamo qualcosa che aiuta le persone, anche se è un gioiello, una borsa, anche se è una biro, qualsiasi cosa che possa sembrare piccola e inutile, in realtà sta aiutando una persona a superare, magari a soddisfare un bisogno o superare un problema, dipende ovviamente a seconda del livello, insomma, di quello che si vende, di quanto questo può concretamente essere utile o essere solo la soddisfazione di un piccolo bisogno. Ma in ogni caso stiamo comunque aiutando delle persone a stare meglio, che sia per qualcosa di grave, per, non so, una malattia o cose del genere, ma anche cose piccole, tipo, non so, comprare un oggetto, magari quando si è di cattivo umore, può aiutare a farci sentire meglio. O magari poter arredare la propria casa o il proprio ufficio con un portami, con, non so, un portapenne colorato, personalizzato, può aiutare a rendere quell'ambiente più piacevole. Quindi, insomma, ogni più piccola cosa ha in realtà soddisfa un bisogno, comunque aiuta le persone a stare meglio, che sia appunto stare meglio emotivo, fisico, quello che è, però comunque noi aiutiamo le persone vendendo i nostri prodotti. Ed è questo che dobbiamo sempre ricordare, cioè quando vendiamo, più che pensare all'ossessione della vendita, oddio, devo assolutamente vendere 100 cose questo mese, no, più che, cioè, no, nel senso che è sbagliato, perché è ovvio che va bene avere degli obiettivi, però riuscire a compensare l'idea della vendita con l'idea del, ok, però io sto parlando con altre persone, persone in carne e ossa, che hanno i loro problemi, che hanno i loro bisogni, e quindi sto comunque, grazie alla mia vendita, non è che sto semplicemente facendo un po' il truffatore che vende qualsiasi cosa, anche il ghiaccio agli eschimesi. No, stai comunque con la tua vendita, stai comunque aiutando un'altra persona. E quindi bisogna ricordarsi questo concetto, perché nel momento in cui aiuti qualcuno, anche la tua paura di vendere, di sembrare falsa, di sembrare appiccicosa, eccetera, viene un po' meno, perché soprattutto se ovviamente concentri la tua comunicazione proprio sulla soddisfazione di questi bisogni. Se fai così, appunto, dicevo, la paura viene un po' meno perché comunque senti che stai facendo qualcosa di utile, che non stai semplicemente così pensando solo al tuo profitto, fregandotene degli altri. Quindi pensare un po' a chi c'è dall'altra parte aiuta anche a superare un po' l'insicurezza. Poi il terzo punto era metti in vendita solo prodotti e servizi fantastici. Questo perché se si vendono cose in cui non crediamo noi stessi per primi, questa diciamo insicurezza, questa cosa che noi non ci crediamo davvero in quello che vendiamo, si vede immediatamente dalla comunicazione, dal modo in cui proponi il prodotto, eccetera. Quindi è fondamentale avere dei buoni, ottimi prodotti o servizi e crederci, cioè sapere che quella cosa è davvero utile, quella cosa è davvero, serve davvero a qualcuno.
E quando noi appunto siamo convinti di quello che stiamo vendendo, questo entusiasmo comunque traspare dalla nostra comunicazione, dal marketing, e questo è contagioso anche per i clienti, perché se vedono una comunicazione comunque positiva, una comunicazione che vedi che appunto c'è entusiasmo dietro, sei più motivato a acquistare quel prodotto piuttosto che se trovare, non so, un po' sponsorizzato di un prodotto freddo e asettico che non ti dice niente. Infine, parla la lingua del tuo cliente ideale. Questo è importante perché ovviamente, tornando al discorso prima del target, nel momento in cui tu sai il tuo target cosa vuole, e non parlo solo di lingua in senso proprio di linguaggio, parlo un po' di lingua di tutti quelli che sono i bisogni, le problematiche, tutte queste cose. Se tu conosci il target, quindi chi c'è dall'altra parte, potrai adeguare il tuo linguaggio e comunque in generale la tua comunicazione ai bisogni di queste persone. E quindi sarà molto più facile avvicinarli da un lato, e dall'altro tuo, cioè di tu in sicurezza nel venderti, ti sentirai, come dicevo prima, sempre un pochino più vicina a queste persone, e quindi non diventerà una semplice fredda vendita di cui tu non sai niente chi c'è dall'altra parte, ma creerai un rapporto con queste persone, e quindi sarà anche per te più facile promuoverti in quest'ottica, perché sai che stai creando dei rapporti con altre persone. Ok, questi erano i consigli dell'articolo. Adesso invece passiamo ai consigli nuovi che volevo darvi oggi. Allora, passiamo al primo consiglio. Allora, capire cosa ti rende unica. Allora, anche qui ci ricolleghiamo un po' al discorso di prima, ma lo approfondiamo un attimo. Cioè, nel momento in cui noi vendiamo qualcosa che sappiamo è uguale a mille altri, chiaramente questo genera insicurezza. Giustamente, genera insicurezza, perché ovviamente essere uguale agli altri non dà nessuno spunto, non dà né nella comunicazione che dovrei fare, che dici ok, cosa dico per presentare questo prodotto che è già stato presentato in mille modi da X persone? Ecco, questo come prima osservazione. Seconda osservazione è quella che anche tu, non, cioè chi ti percepisce dall'esterno, ti vedrà come l'ennesima persona che vende quel prodotto, un X qualsiasi in mezzo agli altri. Nel momento in cui invece tu vendi qualcosa di unico, non solo nel senso come prodotto, nel senso che devi avere qualcosa che nessun altro ha in senso assoluto, può essere anche semplicemente un prodotto che è simile a tanti altri, però ha quel qualcosa in più, che può essere un dettaglio, che può essere il materiale, può essere la lavorazione, può essere il modo in cui proponi un servizio, può essere un extra che inserisci dentro, qualsiasi cosa, però deve essere quel qualcosa che hai solo tu. Quindi devi un po' capire cos'è che ti rende unica, nel senso, sia come tua abilità, cioè quello che riesci a fare, cos'è che ti rende speciale, diverso dagli altri, perché chiaramente quando hai aperto un'attività, sicuramente non l'hai fatto pensando, ok, vendo questo come tizio Caio Sempronio. No, avrai pensato che vuoi aprire un'attività perché tu potevi offrire qualcosa di più che sul mercato in quel momento non c'era. Ecco, devi riattaccarti a quest'idea, cioè al fatto che devi trovare cos'è che ti rende diversa dagli altri e valorizzarlo, perché una volta che tu valorizzi questa differenza, tu non verrai più messa a confronto con altre 100.000 persone che vendono cose simili, perché se fai appunto un prodotto uguale a tanti altri, la discriminante di fatto diventa il prezzo, cioè uno sceglierà te o un altro perché magari l'altro costa meno, tu costi meno, così. E quindi questo è deleterio per un business, perché praticamente ti attacca a tutto quello che fanno gli altri, cioè se Tizio un giorno si sveglia la mattina e decide di fare vendere il suo prodotto che è uguale al tuo a metà prezzo, tutti andranno da lui se anche tu non abbassi il prezzo. E quindi di fatto avere un prodotto uguale a tutti gli altri ti mette sul livello degli altri e ti costringe a seguire sempre quello che fanno gli altri. Invece avere un qualcosa di unico ti mette in luce diversa anche per chi ti segue. Cioè chi vede quello che tu produci dice ok, questo lo fa in modo leggermente diverso, mi piace e quindi io comprerò da questa persona non perché costa X, non perché ha fatto l'offerta, eccetera, ma comprerà da te perché dice ok, tu hai qualcosa che gli altri non hanno. Però chiaramente per uscire in questo devi riuscire a scavare dentro di te le tue abilità, tutto quello che ti contraddistingue, capire cos'è che ti rende diversa dalla massa e valorizzare ovviamente nella tua comunicazione questi aspetti. Poi, passando invece al secondo consiglio, non vendere a chiunque. Perché è importante non vendere a tutti? È importante perché, come dicevo prima, il discorso del target, cioè nel momento in cui si vende a tutti, di fatto non sai più con chi stai parlando, cioè cerchi sia la tua comunicazione sia i tuoi prodotti diventano omologati, cioè diventa uguale a tanti altri e tu non sai né come comunicarlo e quindi da qui il disagio, l'impasse, la difficoltà. E sia che ti guarda dall'altra parte dice ok, perché devo scegliere te piuttosto che l'altro, cos'hai di diverso? Quindi vendere a chiunque, cioè essere ossessionati dall'idea di
pur di vendere, vendo anche al primo che passa per strada, è sbagliato perché così ti appiattisce tutto, appiattisce i tuoi prodotti, appiattisce la comunicazione. E quindi tu diventi solo un pinco pallino qualunque. Quindi è importante non vendere a chiunque, ma scegliersi un target, una nicchia, magari perché è una nicchia che conosci bene, perché avete delle cose in comune, magari perché è una nicchia che in questo momento è libera o comunque c'è poca concorrenza, quindi punti su quella. Le motivazioni possono essere varie, però l'importante è scegliere bene una nicchia, un target e focalizzarsi su quello, specializzarsi su quello. Perché questo ti permetterà, appunto, come dicevo prima, di fare una comunicazione molto più mirata, di avere prodotti molto più mirati per soddisfare quei determinati bisogni e quindi anche dall'esterno sarai percepita in maniera molto diversa rispetto a uno che fa l'ennesimo oggetto uguale a mille altri. E nel momento in cui tu vieni percepita in maniera diversa, ovviamente anche tu sentirai meno a disagio nel proporti, perché sai comunque che stai facendo qualcosa di particolare per un certo tipo di persone. E quindi conoscendole meglio, eccetera, si riesce a fare una comunicazione più facilmente, si riesce a vendersi più facilmente. Infine, il terzo consiglio è ovviamente fai pratica, perché chiaramente quando si inizia a vendere le prime volte per i prodotti e servizi è sempre difficile per tutti, perché non c'è esperienza, non si sa come fare, non si sa bene che linguaggio usare, che tecniche, eccetera, e quindi è tutto un po' difficoltoso. Ma questo passa, cioè nel senso che comunque col passare del tempo, a forza di promuoversi, a forza di postare cose, eccetera, pian pianino ci si sente sempre un po' più a proprio agio e quindi anche la comunicazione, la vendita in generale, l'autovendersi, ecco, diventa più facile. Quindi mai mollare ai primi tentativi, ma continuare a insistere e perché in questo modo appunto si fa pratica e si diventa più bravi, come in tutte le cose, insomma. Ok, questi erano i consigli che volevo darvi oggi. Adesso tiro giù qua. Ok. Adesso volevo eventualmente c'è tempo per rispondere alle vostre domande. Quindi, se avete qualche domanda da farmi, io vi rispondo qua al volo. Altrimenti chiudo la diretta, insomma, e ci rivediamo la prossima settimana con un altro argomento. Intanto che eventualmente voi state postando le domande, vi ricordo che questi sono gli ultimi giorni per acquistare il corso Cliente Ideale Dove Sei, che è quello per studiare, trovare e attirare il proprio target e capire se c'è mercato per i propri prodotti. Quindi se siete interessate, questi sono gli ultimi giorni in cui le iscrizioni sono aperte, dopo riaprirò l'iscrizione nel 2019, quindi questo corso prima di rivederlo ci vorrà parecchio tempo. Ok, allora, quindi se vedo che non ci sono nuove domande, intanto saluto ovviamente tutte quelle voi che siete connessi in questo momento. Ok, allora se non ci sono altre domande, allora vi saluto. Noi ci vediamo la settimana prossima per l'ultima live e l'ultimo articolo della settimana prima della pausa estiva, perché poi anch'io e Lorenzo andremo un po' in pausa e quindi dopo faremo un paio di settimane, diciamo, di vacanza, poi riprenderanno gli articoli sul blog, ma non riprenderanno le live fino a circa metà settembre. Quindi diciamo che questa live di oggi e quella della settimana prossima sono le ultime, dopo per un mesetto non ci vedremo più in faccia, ma insomma, gli articoli del blog, i post sui social, quelli li faccio lo stesso. Ok, tutti gli avvisi li ho dati, allora adesso ci salutiamo, ci vediamo allora la settimana prossima e buona settimana. Ciao!